www.maurizioPoli.it, di padre e figlio, il passaggio generazionale delle aziende familiari in Italia. Si dice che il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da una forte presenza di imprese familiari. Si stima infatti che esse rappresentino circa l'85% del totale delle aziende italiane. È interessante sottolineare che tra le prime 100 aziende italiane più antiche del mondo, 15 sono italiane e tra queste 5 fondate tra gli anni 1000 e 1385. Sono tra le 10 aziende familiari più antiche. No, qui abbiamo l'osservatorio AUB sui passaggi generazionali che dice che al 30 gennaio 2024 sono stati presentati i risultati dell'osservatorio AUB, cioè AIDAF, Unicredit e Bocconi, che hanno evidenziato che in Italia negli ultimi 3 anni si è verificato un incremento di passaggi generazionali all'interno delle imprese familiari. Infatti, se nel periodo 2013-2022 in media in ciascun anno il 4,7% delle aziende familiari ha affrontato un passaggio generazionale, negli ultimi 3 anni tale percentuale è aumentata del 6,9%, quindi del 7%. 2. Tali passaggi hanno avuto un impatto positivo sui tassi di crescita delle aziende familiari e l'effetto è stato più rilevante quando il leader uscente era ultra settantenne e il successore aveva meno di 50 anni. Il CDA pre-successione era già aperto verso i componenti esterni alla famiglia. I manager si possono licenziare, i figli no, tra parentesi, citazione. Il leader entrante era una donna. Il leader entrante era una donna. Il passaggio è avvenuto tra familiari. Quindi il passaggio generazionale, abbiamo detto più volte, è un processo complesso che coinvolge la famiglia, il suo patrimonio, il business aziendale e come tale deve essere attentamente pianificato e protetto, aggiungo io, e richiede l'adozione di soluzioni volte a creare una struttura di controllo stabile, non conflittuale e focalizzata sulle esigenze dei soci e, aggiungo io, su un futuro dell'azienda, sulla prosperità futura dell'azienda, quindi sulla protezione patrimoniale. Noi siamo pronti per fare soluzioni sartoriali per ogni famiglia e ascoltare le famiglie nel progetto di padre in figlio. Alla prossima!